Mattinata interessante presso l'Aula Magna Vincenzo Cuoco dell'Università degli Studi del Molise del Dipartimento Giuridico. Si è parlato del tema della corruzione al convegno dal titolo Corruzione ieri, oggi e domani. Ospite d'onore Piercamillo Davigo, presidente di sezione di Corte di Cassazione e presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'incontro con il dottor Davigo, peraltro per la prima volta in Molise, è stato aperto alla società civile, rivolto in particolare agli addetti ai lavori, ma anche a giovani studenti e a coloro che si avvicinano al mondo del lavoro, ma soprattutto a chi opera quotidianamente nella pubblica amministrazione. L'introduzione ai lavori è stata curata da Guido Rispoli, procuratore generale presso la Corte di Appello di Campobasso. Presente anche il magnifico rettore Gianmaria Parlieri, Rosanna Iesalauro, presidente della Corte d'Appello di Campobasso, e Demetrio Rivellino, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso. A Michele Della Morte, direttore del Dipartimento Giuridico, sono spettate le considerazioni conclusive di un convegno davvero interessante. Dal suo punto di vista privilegiato di osservatore della realtà socio-economica, è possibile, nonostante tutto, sperare in un riscatto morale del paese? Assolutamente sì, ci bastano poche regole chiare che potrebbero cambiare i comportamenti nel medio-lungo periodo, quindi non ci vuole poi molto. Il problema è creare il consenso intorno a queste scelte. Nonostante il contesto punitivo nei confronti del rigore e della competenza, a favore della convenienza e appartenenza, è possibile che competenza e preparazione possano tornare ad essere un criterio di selezione oggi? Assolutamente sì, ci bastano poche regole chiare che potrebbero cambiare i comportamenti nel medio-lungo periodo, quindi non ci vuole poi molto. Il problema è creare il consenso intorno a queste scelte. Senta, nonostante il contesto punitivo nei confronti del rigore e della competenza a favore della convenienza e appartenenza, è possibile che competenza e preparazione possano tornare ad essere un criterio di selezione al momento? È essenziale, se il merito non vale niente, il paese affonda. Bisogna ripristinare il merito in questo paese.